Sperato non sia per questo. Aspetta, finisci. È già tutto finito. Siamo. Abbiamo superato il blocco dei tir, l'influenza del collega Ciaravano, ma siamo qui a Orioles, pronti per la partenza. Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, vi porteremo a vedere con noi Liverpool Manchester City, ritorno di Carling Cup e vi dimostriamo che si può fare con pochi soldi, low cost, 31,98 euro. A 30 minuti parte il nostro volo, per risparmiare voleremo su Manchester. Poi ci sposteremo a Liverpool il giorno della partita. Con 3 pound e 80 raggiungeremo il centro città di Manchester. If I had a gun, I'd shoot a hole into the sun. Love would burn this city down. Due passi per Manchester, dove stranamente piove. Qui gli italiani imperversano, Balotelli e non solo. Avete capito dalle nostre immagini, Manchester non è esattamente una bella città, è grigio, piove, non ci sono particolari monumenti, sarà anche per questo che dopo un po' i calciatori, soprattutto quelli latini, vogliono andarsene. Qui siamo davanti al municipio, forse il posto più bello che abbiamo visto finora. Balotelli è un calciatore latino, per il momento è ancora rimasto qui, chissà che possa contribuire anche ad abbellire questo municipio con una delle tante multe che ha preso negli ultimi tempi. Stiamo andando ad Old Trafford. Due stelle. Allora collega, visto che siamo a Manchester, non potevamo non venire qui. Per forza, ci siamo, siamo a Old Trafford, il teatro dei sogni. Come tutti gli stadi inglesi, Old Trafford è una specie di santuario del club. Si ricordano le vittime della tragedia di Monaco e i grandi calciatori del passato. Questo è il pub più vicino a Old Trafford. Oggi non è giorno di partita, l'atmosfera pre-partita ve la faremo vivere a Liverpool. La lavagna tattica del Sun, consiglio ai giovani italiani. Unità di accoglienza a Liverpool. Dopo circa 40 minuti di treno siamo arrivati a Liverpool, le due città sono davvero molto vicine, anche per questo la rivalità calcistica e non è davvero forte. Tra poche ore i tifosi del City faranno lo stesso tragitto per essere a Anfield. Quello che ti colpisce subito di Liverpool è la gente. C'è chi fa colazione così, chi non ha mai freddo, chi ti fa perdere la testa e chi l'ha persa già. We don't talk about that. Are you from round here? How do you do? I'd like to talk about that. Siamo davanti alla ruota panoramica, davanti all'Lico Arena, la più prestigiosa zona da concerti di tutta Liverpool, e a due passi dalla Merse, il fiume che bagna la città, eppure il nostro albergo che abbiamo trovato proprio qui, proprio in questa zona, con 60 pound per due a notte ce la caviamo, davvero un affare. I'm back in Liverpool and everything seems the same, but I worked something out last night that changed this little boy's brain. A small piece of advice for 22 years in the make, and I will break it for you now. Please let the mind. Passaggio all'intermedio buono. Questa ruota è un po' una metafora della vita. Sale, si scende. È stato detto.
in dotazione non danno i sacchetti, perché anche ruota un po' lo so. Ti ringraziato Dio. Siamo di fronte a uno dei monumenti simbolo di Liverpool, il palazzo con i due Liverbird che è il simbolo della città. Uno guarda verso il centro della città, l'altro verso la Mersey, verso il mare. Il maggiore pericolo per un italiano in Inghilterra è l'attraversamento stradale. Sopravvissuti, possiamo andare al pub di Jamie Carragher. Questa è l'altra grande attrazione di Liverpool, non solo il football naturalmente, ma forse soprattutto i Beatles. Chi ama i Beatles non può non andare a Matthew Street. Al numero 10 sorge il leggendario Cavern Club. Il mito dei Beatles è nato qui. Allora entriamo. L'atmosfera non sarà quella degli anni 60, ma tutte le ore del giorno si trova qualcuno che si esibisce dal vivo. Di camminata da Anfield c'è l'altro stadio cittadino, il Goodison Park, la casa dell'Everton. Arrivati ad Anfield, ci siamo. C'è la Coppa, da cui parte forse l'urlo più famoso della storia del calcio, l'urlo ancora non lo facciamo sentire, più tardi mancano 2 ore alla partita ma c'è già chi sta arrivando allo stadio. C'è già chi arriva e tra poco saranno pienissimi il The Albert e il The Park, che dall'altra parte della strada sono i due pub di fronte alla Coppa, ed entreremo per farvi sentire l'atmosfera, farvi vivere l'atmosfera del pregame. Questo è un negozio che vende gadget del Liverpool e dentro manda registrati i cori della Coppa. Good times for a change. See the look I've had can make a good man turn bad. So please, please, please. Questo è il memoriale dedicato alle vittime di Hillsborough, i 96 morti di Sheffield, è un luogo di culto di tutti i tifosi del Liverpool. Get what I want this time. Guardate questo nome, John Paul Gentile. Questo è il cugino di Gerard. Haven't had a dream in a long time. See the life I've had. Allora, lo stadio per stasera ovviamente sold out. Noi adesso andiamo a ritirare i biglietti che abbiamo acquistato 20 giorni fa circa su internet. Davanti alla Kop c'è la statua di Billy Shankly, forse il più famoso e più grande allenatore della storia del Liverpool. Per vedere questa partita c'è chi arriva da molto lontano. Sono Franco Carrovale, vengo da Genova e sono venuto apposta per vedere questa semifinale che forse ci darà l'accesso alla partita di Wembley. Quando ha vinto la prima Coppa dei Campioni, proprio per scommessa con degli amici, io pensavo, gli altri dicevano tutti che vinceva il Borussia Mönchengladbach, io dicevo Liverpool, e da lì è nata la passione. Faccio parte di un club, si chiama Liverpool Branch Italia, che praticamente è un gruppo di tifosi. L'attività è quella di cercare di organizzare le trasferte. Ti senti più genovese o scouser? Ma è difficile questa domanda. Ora più che mai scouser. Ci vediamo alla fine della partita, vediamo cosa c'è. Grazie.
A un'ora dalla partita facciamo un salto al depart. Partita dietetico, leggero, limpido, mostacio. Si entra. Momento della You Never Walk Alone. All'andata vinse il Liverpool 1-0. Pochi metri sotto di noi c'è anche Luis Suarez. Calcio di rigore per il Liverpool. Siamo all'intervallo, un match molto intenso, 1-1. Stiamo divertendo e anche tutto il pubblico di Anfield, bello carico. Si balla per tenere il ritmo, anche per riscaldarsi un po', soprattutto per il ritmo. Coppa al momento silenziosa, si vede il gioco. Si spezza Johnson, lo fermi! Siamo in finale, finale meritata, perché sul campo il City è sempre una grande squadra, però a farlo tre tiri in porta, andremo a vedere la finale a Wembley. A Wembley non tiferà per il Liverpool Mark, il tassista tifoso dell'Everton che ci accompagna in aeroporto. Da qui, dal John Lennon Airport, ripartiamo alla volta dell'Italia, il nostro viaggio è finito. Vi abbiamo fatto vedere come si può andare in giro per l'Europa, guardare dal vivo del grande calcio, fare un po' di turismo e non spendere tanto. Noi abbiamo speso così. Vediamo chi ci batte. E non dimentichiamo che sono stati anche i giorni dell'ottima lingua italiana portata tra gli amici di Liverpool. Parola mia del collega Ciarravano, del collega Zancani e di Rino. Il tigre c'è rotto. Talk it through.